Invitiamo tutti a entrare perché adesso c'è il momento clou dell'assemblea. Vi preghiamo anche di essere silenziosi, abbastanza silenziosi, perché è stato veramente 10 minuti di caos. Ok, allora adesso passo la parola a Katia, vai. No, è molto semplice. Allora, noi tra coordinamento e portavoce abbiamo stabilito alcuni criteri per mettere in evidenza dei nomi che potrebbero essere, insomma, di interesse. I criteri sono dei criteri, insomma, sicuramente di disponibilità, però la cosa che ci preme è questa: di evitare di avere una lista di nomi che siano nominativi a pacchetto di voti. Vorremmo invece che siano delle persone autentiche, che in maniera veritiera portano giorno per giorno nella città quelli che sono i temi per i quali si sentono più preparati, che possono in qualche modo, no, portare alle persone. Quindi il discorso è, con molto pragmatismo, la lista ha bisogno di voti, ma ha bisogno anche di essere credibile. Per cui, ecco, le persone che si candideranno non saranno persone semplicemente, insomma, così ingaggiate per un'idea, no, di pacchettizzare i voti, perché ci interessa, non è che siamo stupidi, però soprattutto ci interessa che siano persone che sono riconosciute come persone che effettivamente praticano quello che poi espongono. Allora, all'interno del coordinamento abbiamo fatto una riflessione, e con questo criterio, mettendo in evidenza quelli che sono gli ambiti di impegno che la lista ha ritenuto in questi mesi prioritari, e anche la presenza nei quartieri, abbiamo individuato una rosa di nomi. Abbiamo sondato le disponibilità, ne avevamo anche tanti di più che non ci hanno dato la loro disponibilità. Adesso queste disponibilità vengono messe all'assemblea, vengono portate all'assemblea, perché certamente possono essere incrementate dalla disponibilità di ciascuno. Quindi chi si sente di essere coinvolto in prima persona all'interno di questo percorso, secondo questi criteri che abbiamo appena detto, chiaramente lo comunica e si farà una lista complessiva. Quindi noi abbiamo una rosa di 13 nominativi in questo momento, a cui dobbiamo però in qualche modo, cioè vogliamo mettere in evidenza una cosa, che mentre la prima rosa che emerge dalle disponibilità che abbiamo prioritariamente sondato all'interno del coordinamento c'è un pieno equilibrio di genere, 5 persone di genere maschile e 5 persone di genere femminile, in una seconda rosa di persone che non appartengono al coordinamento, e poi ce ne sarebbero altre che non ho inserito proprio per questo squilibrio, sono tutte figure maschili, ok? Quindi ecco, un'attenzione, adesso senza stare col bilancino, no? Però un'attenzione dovremmo averla, perché sennò predichiamo cose che poi non siamo in grado di valutare. Abbiamo poi un elenco di nomi che hanno in qualche modo dato la propria disponibilità, ma che saremo tutti insieme, no, con l'assemblea, così come i primi, a ragionare, ad ascoltare di viva voce, perché non l'hanno espresso in viva voce, la propria disponibilità. Ecco, io adesso mi tolgo dal tavolo perché lo possiamo vedere tutti insieme e possiamo fare, diciamo così, una riflessione sulla prima rosa di nomi, che, ripeto, è stata fatta all'interno del coordinamento, sentendo chi aveva intenzione di proseguire nella propria disponibilità. E adesso adesso li metto tutti in nero, tutti in grassetto e in nero. Diciamo che sono i primi nomi. Sono i primi nomi che, ripeto, possono essere sostituiti, sono disponibilità, non sono ingessature delle candidature, sono disponibilità sondate certe, che però sono disponibili a eventualmente rinegoziare nel caso in cui ci fossero altre persone che l'assemblea ritiene essere più meritevoli o più, insomma, importanti, più funzionali alla candidatura. Quindi ecco, ripeto, non c'è un'ingessatura dei nomi. Li leggo.
Allora, Francesco Rubini è il candidato sindaco, quindi esula dai 32 nomi, che è il numero massimo dei componenti della lista. Ok, possiamo anche presentarne di meno volendo. Allora, hanno dato la loro disponibilità all'interno del coordinamento Loretta Boni, Katia Mastantuono, che erano le persone che l'assemblea aveva individuato come essere le figure in affiancamento al candidato sindaco. Poi Riccardo Picciofuoco, Valerio Cuccaroni, Luciano Mariani fanno parte attualmente del gruppo dei portavoce e hanno dato la loro disponibilità. Tra questi non trovate Loredana Galano, che pur essendo portavoce non ha dato la propria disponibilità alla candidatura. Poi dei membri del coordinamento ci sono Manuela Corvi, Barbara Paradiso, Silvia Matricardi, Samuele Gherardi e Sergio Fagnani mi dice... Dico che a malincuore non posso dare la disponibilità. Ok, quindi era una delle risposte che attendevamo, quindi non dà la propria disponibilità. Quindi questi sono i nominativi che conoscete, perché sono... Anche Samuele Gherardi in realtà è un nome altamente negoziabile, perché a me piace tantissimo... Tutti sono i nomi negoziabili. Piacerebbe tantissimo far parte di questo gruppo, ma visto che probabilmente nei prossimi anni starò abbastanza fuori... se c'è un nome di qualcuno che può rimanere sicuramente qua nel territorio tutto il mandato quinquennale, sarebbe meglio prendersi il mio posto. Ok, comunque tutti sono le persone che hanno dato la propria disponibilità e sono tutte negoziabili, perché è l'assemblea che decide qual è con opportunità o meno qual è la... Questi invece nomi che vedete qui, Marco Provinciali, Giovanni Velegni, Giacomo Gnemmi, sono persone esterne al coordinamento che il coordinamento ha sondato, ne ha verificato le disponibilità e sono disponibili. Poi ci sono altri nomi che il coordinamento ha immaginato, alcuni dei quali hanno dato la propria disponibilità, però ecco, siccome magari non erano state molto vicine al lavoro assembleare, sì, piazzarle lì così ci sembrava brutto, quindi le mettiamo qui in una posizione un po', diciamo, da valutare, perché ecco, sono persone che abbiamo intercettato con meno quotidianità. E questi sono un altro elenco. Qualcuno di loro magari conferma la propria disponibilità, qualcuno no, però sono, ecco, una rosa di nomi. Adesso l'assemblea potrà valutare, primo, se i criteri che ho comunicato sono criteri condivisi e se possiamo procedere secondo questa in direzione, e poi se è d'accordo sulla prima fascia di nomi, poi sulla seconda e poi sugli altri man mano che daranno dal vivo la propria disponibilità. Apriamo sì gli interventi, chi si vuole prenotare? Francesco. Attenzione ai cavi. Attenzione ai cavi. Chiederei solo all'assemblea di cercare di dare un mandato generale sempre al coordinamento dei portavoce sulla base dei criteri e dei nomi. Poi sulla costruzione pratica della lista, nel senso che noi alla fine dovremmo prendere anche delle decisioni dentro il coordinamento. E altra cosa, tenete conto che noi vorremmo subito dopo Pasqua avere la lista e presentarla, perché anche questo ci permette di avere un elemento di presenza in città e permette ai candidati consiglieri di muoversi sul territorio. Quindi rispetto a questi nomi, ovviamente non penso che si andrà a fare una discussione personale, è evidente che noi abbiamo cercato di prendere, seguendo i criteri che diceva Katia, da alcuni ambienti, da alcune battaglie, da alcune professionalità. Più che altro quello che vorremmo che uscisse da qui sono altre disponibilità o eventuali consigli, non tanto fare una negoziazione su quei singoli nomi, anche perché di posti ce ne sono tanti altri. Un'altra cosa che noi ovviamente chiediamo di avere questo mandato è quello di tenerci degli spazi liberi, perché ovviamente noi stiamo facendo delle interlocuzioni politiche con altre organizzazioni, a due ovo poi con noi anche altre forze politiche, potremmo trovare delle confluenze, magari non avranno la forza di fare delle loro liste, come è normale che sia in politica.
si possono dare degli spazi dentro la lista. Questa è solo una risorsa, non è una contrattazione, quindi anche su questo 5, 6, 7 nomi per i prossimi 10 giorni ce li teniamo aperti per questa cosa. Colgo l'occasione solo per fare una specificazione rispetto a liberi uguali, perché credo sia un'operazione verità. In realtà ad oggi non è un'interlocuzione con liberi uguali, nel senso che Sinistra Italiana è possibile che erano due delle tre gambe dei liberi uguali, stanno già con noi, ci sostengono su tutti i fronti da qui a Roma e in nazionale. C'è una discussione con MDP, che è una terza gamba, articolo 1 MDP, e quindi stiamo dialogando con loro, però anche per rispetto e per coerenza di molti amici e compagni di Sinistra Italiana, è possibile che stanno qui dentro, ci sono stati fin dall'inizio, credo che questo sia giusto dirlo. L'interlocuzione ad oggi è solo con MDP, perché le altre due gambe sono convintamente al nostro interno e ci sostengono. Grazie. Sì, sì. Chiedi se siamo tutti d'accordo, se sono tutti d'accordo. E chiedi se ci sono disponibilità dall'assemblea. Allora, prima se sono d'accordo. Tutte e due. Disponibilità o proposte, i nomi, veti, no? Perché uno potrebbe dire anche cose di questo genere. Ci sono disponibilità? Sarebbe bene che il candidato sindaco non sia sempre partecipe alla trattativa, eventualmente partecipa all'ultima istanza, al momento della chiusura, ma non è bene che il candidato sindaco partecipi a tutte le discussioni con le forze proposte, perché deve mantenere un profilo diverso. Non è la delegazione trattante, per intenderci, il candidato sindaco, è un'altra roba. Allora, ci sono interventi o ci sono, come ha detto giustamente Lidia, delle proposte che poi ovviamente andranno valutate? Vai, vado su. Allora, sulla prima rosa, da come mi stanno dicendo... Torna su, no, qui non c'era più, proviamo tutto. No, torna su, torna su. Su 15. Ecco. 15, 12, 26. Più o meno ci siamo. Sì, ma sotto ci sono persone che hanno già detto che non sono disponibili. Infatti, e ci sono persone che ancora non hanno sciolto riserva. Allora, sulle prime 9 candidature che provengono dal coordinamento, ci sono dei ripensamenti da parte dei candidati? Fatto salvo il fatto che sono sempre disponibilità, no? Che ancora non sono, no? Candidature chiuse, però ci sono ripensamenti. Sergio per esempio adesso ci ha detto che non è disponibile. Tutti questi 9 sono disponibili oppure, come diceva Samuele, ci vuoi ripensare, lo tieni in sospeso, cosa vuoi fare? La tieni così? Ok. Oh, Marco Provinciali, Giovanni Belegni e Giacomo Agnelli. Che si alzino in piedi magari così. Ma provinciale. Vabbè, ci sono io per tutte e tre. Giovanni c'è. Giovanni. Voi confermate la vostra disponibilità? Bene. Okay. Bene. Va bene. E anche Marco, Marco ha confermato. Marco chi? Provinciale ha confermato. Quindi siamo a 12 perché scala un numero. Allora, questi numeretti rossi io li avevo tenuti perché sarebbe stato auspicabile che oggi emergessero 4 nomi femminili. Questo era il motivo di lasciare quello rosso. Parliamoli da sotto. Tra i nomi sotto che abbiamo, c'è quello, non so se sono presenti, io non è che li conosco. Mara Mazzucchelli. Sì. Oh, era stato fatto anche il nome di Marta. Marta fino a maggio è a Roma. Quindi togliamo questa disponibilità. Questa è un'operazione di onestà, no? Quindi ora. Ok. Via.
Grazie lo stesso. Poi Andrea Faltini è presente? No, ma non è disponibile. Mi ha comunicato. Allora, Federico Maggio, ecco. Un giovane agricoltore. Io è la prima volta che vedo questo nome qui, non lo sapevo neanche io. C'è qualcuno che ti stima. Bravo Federico. Riservo il diritto anche di pensarci di... Allora, io credo che tu sia stato pensato, perché tra i nomi che compongono non c'è nessuno che si occupa di agricoltura giovanile, quindi potresti essere, capito, una persona che rappresenta una voce che altrimenti assente, quindi pensa. Sì, farò sapere. La prima volta che lo vedo, mi sono un attimo. Ma certo, Federico. Marco Masi. È andato via, credo. Ok, poi Oscar non c'è. È disponibile, bene. Oscar Barrera. Poi Andrea Zarletti. Deve far sapere. C'è oggi? No, non c'è. Michele Pietroni. Michele Pietroni è uno di quelli che dipende dal rapporto quando... Ah, ok. Giusto. Loretta Antonella. Da valutare. C'è? È passata, ma ha detto che valuta. Marco Tiberi. Marco Tiberi farà campagna elettorale, ma non si può. Ennio Paterina. Disponibile. Ennio, dov'è? Non c'è mai disponibile. È fuori. È disponibile. Disponibile. Patrizia Talevi. Ennio. Ennio. Da valutare. È disponibile. Giacomo Curzi. Disponibile, ovviamente. Le problematiche mie sono sempre quelle legate agli impegni lavorativi, per cui come tutti, Giacomo, come tutti. Giacomo, possiamo chiedere una cosa visto questa tua disponibilità, siccome non so se c'eri quando l'abbiamo chiesto, ma nel comitato elettorale avremo la necessità di avere una persona col tuo profilo all'interno. Puoi darci la disponibilità anche per questo? Ripeto, il problema è stabilire, magari parliamone dopo, nel senso che mi spiegate più o meno qual è l'impegno temporale, perché è un periodo un po' denso. Allora magari ne parlate voi così. Ma per avere di tempo no, più che altro se ci sono delle decisioni da prendere. Un consiglio, perché cioè, se il discorso è se riusciamo a contattarci tranquillamente telefonicamente via mail, vederci per carità, però ecco, se fosse già un impegno settimanale pomeridiano non ce la farei, per cui no. C'era Patrizia l'altra sera quando abbiamo fatto il tavolo sulla sanità, mi accennavi di una ragazza che è una dottoressa. Ma ci ha parlato? No, appunto è questa la domanda. Beh, fino a una, Giacomo lo mettiamo disponibile. Sì, l'amore per una cosa. Sara, già trasformato in una dottoressa. Sara. Che dici, Sara? Sei disponibile? C'hai la residenza? No. Prenda, per favore, lì c'avevo un voto in più, no? Abbi pazienza. No, per la fine del palo. No, aspetta, ci pensa, proprio adesso. Anna Maria? Casadei. Casadei? Sì, è disponibile. Non ha detto a me. Perché è timida. È giovane, sì. Allora, era stato fatto il nome anche di Edi Cesaretti. Allora, Edi Cesaretti oggi non è potuta essere presente qua per impegni familiari. Lei mi ha dato una disponibilità in questo senso. Lei ha detto, se serve nel senso dell'opera di servizio, va bene. Io intendo lavorare nel quartiere, questo è. E quindi lei sono gli archi. Esatto. A posto, allora adesso
tramite mail col verbale di questa assemblea riavrete i nominativi delle leggo che abbiamo fatto. Se c'è qualcuno nell'assemblea sì, che si voleva certo. Giusto. L'avevo già detto. Io non ho proposte da avanzare, se non che mi era venuto in mente, per esempio, compagno ex consigliere comunale Sciulli Nicola, che era stato già candidato 5 anni fa, compagno. Perché l'ho chiamato tante volte anche per l'assemblea, ma. Lo so, però diciamo, ci si può pensare, lo si può chiamare, è uno che fa anche un'attività imprenditoriale in proprio, oltre che essere impiegato in regione, uno abbastanza conosciuto in alcuni ambienti, settore dell'edilizia in particolare, ma vabbè, questo è uno. Poi io ho visto prima il compagno del cantiere navale, Paolo Pollini, che non so se si può candidare perché lui ha problemi, ecco, però gli si può chiedere una qualche indicazione per quanto riguarda qualche lavoratore del cantiere navale. È compatibile, si dovrebbe dimettere dal direttore. Non lui, ma lui se ci può indicare. Esatto. Quindi con Pollini bisognerebbe parlare, cioè, se c'è qualche indicazione di qualche lavoratore del cantiere navale. Poi il mondo del lavoro autonomo, magari io posso sentire se. Perché Barbara, per esempio. Sì, vabbè, no, io parlo del mondo organizzato, per esempio dell'artigianato, del commercio, che è un. Non mi pare molto. Bravissimo, manca il commercio. Magari posso fare qualche telefonata a vedere se per caso qualcuno maturasse. Va bene, adesso tutte le cose che ci vengono in mente Consciulli, parlateci. L'importante è che non siano magari scuola, siamo poco rappresentati. Quello è un mondo enorme, infatti adesso ho detto a mio figlio. Già una cosa. Come cosa d'ordine, dopo l'intervento magari Paolo Violetta ci prende un che dobbiamo preparare perché sennò non faccio la parte. Allora, siccome è presente una bella persona, è una professoressa e si chiama Franca Pizzi. Esatto. E io la propongo. Io vi ringrazio, ma ci ho pensato tanto, ma non posso, perché sono più a Bologna che ad Ancona. Quindi darò la disponibilità, ho già detto anche ad Anna Maria, un quartiere così, però... Quale quartiere? Semmai pensavo con Edoardo Posatura e Piano. Però ecco, grazie. Vai. Non dire no subito. Sono in Ricciata. Sono figlia di genitori, ho un po' di problemi, se no mi piacerebbe pure, però ecco, mi darò da fare, valgo, diciamo che valgo. Dai, da valutare. Grazie, comunque, della felicità. Io volevo diciamo intanto sottolineare il fatto, se è ancora possibile non lo so, che ci ripensi Loredana Galano, ma non so se ho insistito già parecchie volte, però insomma continuo a sottolineare che è importante la sua presenza. Un altro nominativo di cui chiedo la disponibilità è Loredana Larice, perché ha dato un contributo molto alto e poi ne conosco lo spessore, però ecco, diranno delle loro disponibilità. Un altro invece si chiama Gabriele Matarazzo, Matarazzo è un ragazzo giovane, di casomai tu qualcosa, io so che... Vabbè, insomma, lo segnalo, Gabriele. Conflitto di interesse. Io comunico che sentirò la disponibilità, se siete d'accordo, di Giorgio Petetti. Ecco, sì, siamo d'accordo. Farò di tutto. Se hai bisogno di un aiuto, io farò di tutto. Mi metto sotto casa perché non c'è il cellulare. Ha detto sempre di no. Ma io ci credo che sia stato il più cortese.
se è possibile, quando verranno presi noti i nomi dei candidati, se, allora, se c'è un giorno preciso. Io penso che noi il 14 aprile in sede assembleare ufficialmente quanto l'inaugurazione non ce la famo, c'era scritto candidati il 4 aprile inaugureremo la sede e se ce la facciamo presenteremo la lista. Sì, comunque la formalizzazione ufficiale sarà il 14 quando ci rivediamo, perché l'assemblea non è che già i libretti disponibili si possono iniziare. Senti, qui c'è il mandato a chiudere, decidiamo il 14. No, no, oggi c'è il mandato a chiudere al coordinamento, no, i delegati, decidiamo il 14? No, dobbiamo decidere lei. Allora, servono dei delegati di lista. Cosa fa il delegato di lista? L'ho detto prima, il delegato di lista presenta la lista ufficialmente in comune, insomma, quando sarà il momento. Naturalmente con tutte le firme dei sottoscrittori, e quindi diciamo che il delegato, anzi i delegati, il delegato vice, più magari uno o due persone che danno una mano, debbono curare tutta la parte, chiamiamola così, formale, molto importante, e curare la raccolta delle firme. Io propongo Loretta Moni, Daniele Dubini, adesso muoio. Già, allora io propongo Paolo Dubini, Lucero Giacomini, perché Dubini ci sta, adesso moglie ha detto che è disponibile. Qui c'è Margherita, perché Margherita è molto precisa, Margherita Baldoni, è presente, no? Prendiamo questi cinque nomi. Ruggero Giacomini. Sì, 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 quest'ultima roba qui non. Allora, comunque, la proposta dei delegati, Margherita Baldoni, Daniele Dubini, che metto su. Ruggero, dov'è Daniele? Scritto tutto, Alessio Moglie. Vince Alessio Moglie. Vince Alessio Moglie. Poi Giacomini. E poi ci sono quelli che danno una mano. Va bene. Sì, Paolo. Io direi Paolo. Ruggero, sì. Dai. C'è la lista, sì. Paolo. Ok. Allora l'assemblea, se non ci sono altre cose, sarebbe terminata. Quindi l'avete detto. Ecco, no, io non so che delegato, sono provato, ho l'attività legale, però io non so il delegato. Ma non guardare me, c'è da proposto il candidato sindaco. 3, 1, 2. No. Noi più che delegati devono una seduta, per capire. Daniele Dubini era sua moglie, va bene? Daniele Dubini è responsabile. In un certo momento non faccio il delegato di lista, faccio quello che coordina l'attività per la presentazione della lista, vabbè, che è la cosa. Okay, il delegato di lista. Formale, ok, va bene. Allora lo fa Alessio. Io lo faccio. Loretta, non sappiamo se può perché è candidata. No, no, ma quella è la dichiarazione. Allora, una cosa, sì, l'assemblea termina qui. Adesso noi vi chiederemo di uscire perché sistemiamo la sala, anzi se qualcuno aiuta è meglio, e poi vi richiamiamo e cominciamo il pranzo. Ciao a tutti. Ciao Filomia. Fabio, ti devo parlare. Fuori, Carlo.